ha anticipato i consiglieri comunali rassegnando dimissioni irrevocabili dalla carica di sindaco di Brindisi alle 8 di questa mattina. Mimmo Consales è da due giorni agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione per una presunta tangente di 30.000 euro nel settore dei rifiuti. Dopo la consegna in mattinata delle firme dei consiglieri comunali che hanno deciso di dimettersi in massa, il consiglio di Brindisi si scioglie. Le dimissioni di Consales sarebbero comunque diventate effettive fra 20 giorni. Il passo indietro dei componenti della massima assise comunale consentirà a Brindisi di andare al voto a giugno. I PM di Brindisi non hanno dubbi, furono una mazzetta quei 30.000 euro incassati con modalità molto opache dall'imprenditore Luca Screti e che sarebbero serviti a Consales per pagare un debito con Equitalia. In cambio il sindaco avrebbe consentito a Screti, finito in carcere, di rientrare nel giro di appalti dello smaltimento rifiuti dal quale la sua azienda, la Nubile SRL, era stata estromessa da circa 2 anni. Ai domiciliari è finito anche il commercialista di Consales, Massimo Vergara. Per i tre le accuse in concorso sono di abuso d'ufficio, corruzione, concussione e truffa. Consales, 57 anni, giornalista ed ex corrispondente da Brindisi di Telenorba, era stato eletto a maggio 2012 col centro-sinistra, ma a novembre dell'anno successivo si autosospese dal PD, a seguito del coinvolgimento in un'altra inchiesta sull'affidamento del servizio di comunicazione istituzionale della rassegna stampa, in cui è imputato per truffa.